Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi cowboy, e allora vi voglio presentare un caricabatterie per celle al litio. In tanti mi avete chiesto come faccio a ricaricare le mie celle 18650 nuove o ricondizionate. Semplice, le strade sono due. Uno, o acquisti un caricabatterie di quelli commerciali o costruisci un caricabatterie. Questo, ragazzi, l'ho fatto circa 3 anni fa. Monta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 impianti separati. 10 impianti separati vuol dire che questo caricatore può ricaricare in contemporanea fino a 10 celle 18650 grazie ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 socket o portabatterie a molla con i contatti sopra e sotto. Ha ovviamente senso, cioè metti la batteria solo con negativo sotto e positivo sopra, non si deve sbagliare, perché io personalmente ho sbagliato anche tante volte, preso dalla premura o invertito, e che cosa succede? Si bruciano i circuiti. E allora, questo è un TP4056. Il TP4056, ragazzi, è una scheda di regolazione di carica per batterie al litio, che siano 18650, 26650, 21700. L'importante è che siano le 3,7 volt. Sono tutti connessi in parallelo, cioè hanno un ingresso e un'uscita. Tutti gli ingressi sono connessi in parallelo uno con l'altro, le uscite vanno ognuno al suo corrispettivo socket da ricaricare, cioè il caricatore 1, qui la scheda 1 corrisponde allo socket 1, l'ultima corrisponde con l'ultimo, per farti capire. Hanno dei LED di segnalazione, ti indicano con rosso batteria scarica, in fase di ricarica. Quando si accende il verde o in alternativa blu, perché alcune di queste schedine montano il blu come LED, vuol dire che la batteria è completamente carica, 4,2 volt massimo. Vi ho messo anche un voltmetro, questo è un voltmetro normalissimo, piccolino, compatto, ha una scheda dietro che, diciamo, eccola qui, ha soltanto 3 fili in uscita, ti mostro la parte dietro. Questi sono tutti positivi, questi sono tutti i negativi. Come vedi sono tutti parallelati e vanno tutti su questo cordone, un bel cordone grosso, ragazzi, perché questo caricatore, quando funziona tutto, cioè quando ci sono 10 celle in carica, assorbe una corrente di ben 10 ampere continui. Infatti, se non avessi messo un cordone grosso, un filo grosso come principale, avrei avuto problemi di surriscaldamento dei conduttori. Ogni caricatore carica massimo a 1 ampere, che la scheda è nata per quello e resta per quello, e man mano appunto la cella va a caricarsi, sale la tensione, abbassa la corrente, però nei punti, diciamo, iniziale, quando tutte le celle sono scariche, hai una botta di corrente non indifferente, e infatti deve alimentare con un alimentatore da laboratorio, quelli industriali, cioè quelli in alluminio, che almeno questo è almeno un 16 ampere, 5 volt, attenzione, perché questi vanno a 5 volt, tutto il circuito funziona a 5 volt. Niente ragazzi, per questo video è tutto, saluti da Fox, al prossimo. Attenzione, iscriviti sotto al canale, mi raccomando, un mi piace, un commento, e al prossimo video.